L'emozione che ho avuto quando appunto ho dato il via ai lavori del progetto di educazione alla memoria è stata grandissima. Vedere una sala piena di ragazzi molto interessati, nonostante tutto quello che ha portato la pandemia, è stata veramente un'emozione ricca di positività. E non è scontato vedere i ragazzi partecipare. Quest'epoca è riuscita un po' ad emotivare i ragazzi, ma questa è stata la prova contraria. I ragazzi sono molto motivati a conoscere la storia tramite le emozioni, quello che è stato il passato, che loro leggono sui libri di storia, ma non solo, perché molti di loro hanno anche raccontato di avere delle esperienze personali, magari legate ai loro nonni o a conoscenti che hanno vissuto proprio negli anni della strage legata appunto alla giornata della memoria. Le difficoltà ci sono, bisogna ammetterlo, riusciremo comunque a far partecipare i ragazzi al Consiglio Comunale, quindi è un'iniziativa del tutto nuova, non si è mai fatta prima, quindi la nostra volontà politica è chiara, noi vogliamo che questo progetto prosegua e si innovi continuamente e questo appunto ne è la dimostrazione. Quindi i ragazzi saranno presenti per la prima volta nel Consiglio Comunale, ma non solo questo, utilizzeremo anche altri strumenti come appunto spettacoli teatrali o proiezioni di film e ovviamente tutto verrà fatto nel rispetto delle restrizioni legate alla pandemia, ecco.